Per il procuratore generale di Palermo, la sentenza di primo grado del processo scaturito dall'inchiesta sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto villaggio dei VIP nei pressi della Scala dei Turchi è stata coerente con i riscontri probatori e non va modificata. Quindi chiede 4 condanne. Il progetto del borgo, bloccato da sequestro negli anni scorsi, è un complesso di villette a schiera a cui parecchi VIP erano interessati, poco distante dalla scogliera di Marna, fra le più famose al mondo, ritenuto illegittimo perché avrebbe violato le prescrizioni relative alle altezze degli edifici e alla distanza del mare. Il verdetto è stato emesso dal GUP Francesco Provenzano il 26 luglio del 2018. 4 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda sono stati inflitti ad Antonino Terrana, 62 anni, dirigente della soprintendenza, e Giovanni Francesco Barraco, 59 anni, direttore dei lavori. 8 mesi di arresto e 14.000 euro di ammenda per Gaetano Carestia, 72 anni, presidente della società siracusana Comaer, che stava realizzando il complesso di villette a schiera, e Sebastiano Comparato, 83 anni, legale rappresentante e socio maggioritario della stessa società. All'apertura del processo di appello, Terrana e Carestia hanno rinunciato alla prescrizione. Il 29 ottobre si torna in aula per completare le discussioni dei difensori.